Pasini Flavio, presente. Bottolini Marco, presente. Paolo Antonio, presente. Pasqualini Lucio, presente. Lorenzo Sabrina, presente. Legnago Pierpaolo, presente. Massimiliano Camilla, presente. Costantini Graziano, presente. Falco Simone, presente. Montemezzo Emanuele, presente. Renati Pezzi Enrico, presente. Moreschi Mirko, presente. Ci vedo prima di iniziare, volevo iniziare un po' in silenzio perché oggi abbiamo avuto la prima testa vittima della guerra in Afghanistan, una guerra in cui ognuno può avere i propri giudizi e che comunque di fronte, credo, alla perdita di vite umane dobbiamo essere solidari nella solidarietà alle famiglie, al corpo e alle proteine. Abbiamo un'indicazione di linea programmatica, un adempimento previsto per legge, 160 giorni, quindi l'abbiamo fatto. Sostanzialmente abbiamo ripreso quelle che erano le nostre linee elettorali e evidentemente aggiornandole al patto amministrativo. L'obiettivo prioritario dell'amministrazione è il ritorno al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per poter dare un assetto definitivo alla gestione del comune, sostenere nuovi investimenti, pensare al futuro. Il risanamento della gestione finanziaria va perseguito con una gestione rigorosa di entrate e uscite, un piano di sponsorizzazione di eventi e iniziative comunali, il recupero di finanziamenti statali e regionali, l'alienazione di beni di uso non strategico per il comune, la riorganizzazione della struttura comunale da ottenere con la presenza costante di sindaco e assessori, l'informatizzazione dei servizi e la velocizzazione delle pratiche burocratiche per favorire gli investimenti. Riteniamo inoltre che il Comune debba fare proprio nuove esigenze sociali attraverso l'istituzione delle commissioni pari opportunità del Consiglio Comunale dei Ragazzi, la regolamentazione dell'uso delle sale pubbliche e degli spazi culturali e sportivi, il ripristino di norme di reciproco rispetto civile, la sensibilizzazione al risparmio energetico e l'uso di materiali riciclabili, le iniziative di animazione culturale e commerciale degli spazi pubblici. L'amministrazione procederà inoltre a un potenziamento dei servizi sociali attraverso il regolamento dei contributi economici in accordo con le associazioni che operano sul territorio come la Caritas, l'introduzione di un fondo di solidarietà regolamentato che prevede la possibilità di ricevere risorse da parte dei privati, l'istituzione a servizio di nido e scuole materne del punto famiglia, in collaborazione con l'Associazione Psicologi del Basso Veronese, il servizio di consulenza psicologica per genitori presso la scuola elementare medie, l'attuazione del progetto incontro con i gruppi etici e corsi di lingua italiana, tariffe e servizi. Con il bilancio approvato dal commissario straordinario sono state implementate retroattivamente molte tariffe. Pur comprendendo le difficoltà economiche del comune, è in corso una revisione del provvedimento per settori sensibili. Trasporti sociali, occorre procedere alla razionalizzazione degli orari scolastici per ridurre il numero dei mezzi impiegati. Con risparmio sarà possibile ripristinare i contributi della scuola. A questo punto vi do anche una notizia che stamattina è stato depositato la copia dell'accordo che abbiamo tenuto con le scuole, con il direttore, per la razionalizzazione dei servizi stessi, quindi il servizio verrà attuato con una riorganizzazione dei servizi. Protezione civile, aggiornamento del piano di protezione secondo le linee guida regionali, potenziamento della propaganda affinché nelle mense si possano usare in via privilegiata prodotti locali a chilometri zero che assicurano qualità e identità. Impegno con le associazioni di categoria operanti nel mondo agricolo per affrontare il problema delle mutri nel territorio in coordinamento con l'ambito territoriale di casa. L'attività ricreativa, culturale e genere, la possibilità per i cittadini di incontrarsi, confrontarsi e socializzare è un elemento importante con una maggiore qualità della vita. L'amministrazione è da un lato impegnata al recupero delle tradizioni, della valorizzazione della storia e delle risorse del territorio e dall'altro una funzione di confronto con le moderne tendenze culturali. Il primo obiettivo sarà perseguito attraverso la Sagra, che a partire dall'edizione 2011, questa, quindi avrà come tema il recupero della tradizione popolare e la valorizzazione della piazza.
piazza, la festa del riso con le nove, per la quale auspichiamo una maggiore attenzione ai prodotti tipici e alle potenzialità turistiche del territorio, anche favorendo la costituzione di una forte società autonoma di gestione. L'organizzazione di giornate a tema, come la giornata dello sport, degli amici della bici, dell'educazione cinofila, la festa di popolo, il festival della letteratura e d'arco. La costituzione di un gruppo bandistico coordino gara. Il secondo obiettivo, cercare un confronto con moderne tendenze culturali, sarà perseguito con il recupero di manifestazioni di interesse interprovinciale, un progetto culturale per la gestione del teatro, il rilancio del ruolo di motore culturale della biblioteca, per cui resta aperto il problema di una sistemazione museale di Palazzo Marci, riguardante l'archeologia, su cui esistono ipotesi merito operative. Lavori pubblici, il programma prevede due fasi, la prima condizionata dalle ristrettezze di risorse originate dal solamento del patto di stabilità, in cui prevediamo una modifica parziale della viabilità e potenziamento dei parcheggi della piazza, delle asfaltature delle strade principali con l'aiuto di ANAS e Veneto Strade, la posta di cartelli di sorsoli in centro, in frazioni, per far rispettare i limiti di velocità. La salvaguardia del territorio dal punto di vista ambientale dà la possibilità alle aziende agricole locali di gestire le verde pubbliche. La seconda, più progettuale, è rivolta a medio periodo, con la messa in sicurezza delle incroci di via Caselle, la progettazione di una rotonda all'incrocio di Montalto, della circolazione del nuovo polo sportivo, del potenziamento del sistema delle pesticità. L'attuazione di percorsi naturali sul Tartaro e una struttura per il mercato dei prodotti locali e del centro popolare. Il piano di messa in sicurezza del sistema idrico del nord e dell'ovest del paese in coordinamento con la provincia e consorzio. Il completamento della sistemazione stradale e della metanizzazione in zona agricola. Per l'urbanistica va fatta una verifica della corretta esecuzione delle opere pubbliche in corso e dei piani di attuazione in corso. L'approvazione del PAS, le cui previsioni di sviluppo vanno adattate alle necessità reali del paese. Per ripartire devono essere portate a termine la procedura base e l'analisi dell'osservazione presentata dal strumento. Rapporti con gli enti. Il capitolo importante riguarda i rapporti con gli enti di riferimento e i comuni vicini, con cui vanno ripristinati solidarietà e unitarietà d'azione, rivoltando il ruolo di Nogarda e Bassa. Tra l'altro, occorrerà intraprendere azioni per la verifica dell'operatività del consorzio di sviluppo sulla base provincia. L'attuazione dei programmi concordati con la Regione per la Nogara Mare è arrivata in questa settimana il progetto definitivo. Il ripristino del finanziamento dell'acquedotto del piano triennale atto, la sistemazione della strada provinciale per Sarizzole, la sistemazione da parte di Regione e consorzio di bonifica del sistema ideologico, la ripresa della costruzione delle case alte ai Camiglioni. Per quanto riguarda l'ospedale, l'URSS e il più ospizio, attuare l'accordo con i comuni vicini per la creazione di una fondazione per la gestione delle strutture sociosanitarie del territorio, anche con la partecipazione di soggetti privati a fine di utilizzare la struttura delle Stelline. Recupero dell'uso delle disponibilità di beni a favore della comunità locale, una serie di cessioni comodato gratuito da parte dell'URSS della regione e delle strutture. Aggiornamento tecnico esecutivo del piano deliberato nel 2008 dalla conferenza dei sindaci. A questo riguardo è proprio anche una riunione di capigruppo ieri, in cui abbiamo dato notizia dell'avvenuto finanziamento da parte della regione del primo stralcio di potenziamento dell'ospedale, in cui è stato dato l'incarico esecutivo da una struttura regionale. Questa struttura è incaricata di consegnare il progetto entro il 10 di agosto, che prevede due cose importanti, credo sia una notizia anche importante per il comune questa, prevede due cose importanti, la residenzializzazione dell'ospedale, e dal punto di vista della struttura per i danni psichici viene ripristinato il servizio 24 ore su 24 dell'ospedale con nuovi posti letto, e la seconda, sempre all'interno di questa cosa, l'istituzione di un servizio che oggi non esiste per un certo in questo punto dell'assistenza psichiatrica per i meglio gravi, di cui si fa carico appunto l'URSS in collaborazione con la regione. Poi il progetto è aperto, è stato discusso anche con i capigruppo, i comuni vicini e con la struttura dell'ospizio, ma questo sarà oggetto di una discussione più approfondita.
cosa, invece entrando nel merito di questo punto, mi ricordo ancora l'anno scorso quando ci siamo trovati noi a fare questo tipo di adempimento, venne subito da parte di poltroniere di Mirandola, venne subito gridato lo scandalo perché ci eravamo limitati, come è stato fatto questa sera, una lettura comunque di quella che era quello che avevate insomma redatto. E non c'è stato alcun contributo da parte degli assessori, si era detto non è possibile che insomma nessuno degli assessori abbia qualcosa da dire, ci vorrebbe anche un intervento da parte loro, altrimenti diventa una cosa monotona, eccetera, eccetera. Io mi aspettavo questa sera proprio perché non contenti di come ci eravamo comportati l'anno scorso, che ci fosse stata una relazione, se non hanno spiegata nei minimi particolari da parte degli assessori competenti o comunque dei consiglieri competenti, perché so che anche i consiglieri hanno comunque delle deleghe, invece questo non è successo. È un documento, questo qua programmatico, che può essere condivisibile in alcuni punti comunque erano presenti proprio perché è peculiare da cittadini, questo lo dico in ogni programma elettorale, altre cose insomma sono più specifiche del vostro, però è chiaro che per arrivare alla votazione di linee programmatiche come queste, e adesso dirò quali sono comunque in certi casi le perplessità, negli altri casi solo le richieste di chiarimenti punto per punto, perché la carta in fuoco è veramente tanta, però vorrei capire anche effettivamente come si può arrivare a una realizzazione delle stesse, perché da parte nostra non ci togliamo nessuna possibilità e anzi vogliamo portare avanti, se possibile, quel clima costruttivo, dando comunque alla fine dei nostri interventi anche un'ipotesi e un contributo che vorremmo comunque proporre questa sera a tutto il Consiglio Comunale, per vedere insomma se tutte le parti che lo compongono e soprattutto se tutta la popolazione che da parte di tutti viene rappresentata in questo Consiglio Comunale possa trovare anche delle integrazioni, dei momenti anche di confronto e possibilmente di integrazione. Partendo dalle linee programmatiche, quindi dall'inizio, vedo al di là dell'aspetto quello più economico dove magari ci siamo soffermati maggiormente la volta scorsa, non entrando nel merito della presenza costante di sindaco ed assessori, che non dico che non ci siano, non voglio entrare qui nel merito, però parlo dell'informatizzazione dei servizi del secondo punto. Questa sera, e non ho fatto a caso la domanda sul perché dell'assenza dei verbali, e mi aspettavo che il motivo fosse appunto tecnico, si parla di informatizzazione dei servizi e mi auguro che effettivamente ci si arrivi. La volta scorsa, quindi 2 settimane fa, avevamo fatto una proposta e ci eravamo anche sentiti rispondere di sì, dove avevamo chiesto se fosse possibile da parte dei consiglieri comunali di minoranza soprattutto avere nel momento stesso, quindi contestualmente alla consegna dell'ordine del giorno, avere anche comunque la documentazione a supporto dei punti in cartellina, al di là di certi casi possono esserci eventualmente delle integrazioni successive. C'era stato risposto di sì, questa sera per la prima volta si poteva effettivamente dare un segnale, non è stato così, siamo venuti a prendercele come le altre volte, però effettivamente c'erano solo 2 punti all'ordine del giorno che insieme facevano penso 4 o 5 fogli, quindi si poteva già in questo caso iniziare comunque in questa direzione visto che c'era stato detto di sì. Dico questo anche perché, visto che è stato anche preso un attimo in causa appunto Berardo, nel caso specifico mio era da solo in ufficio quel giorno, ci siamo incrociati per caso sulla scala, immagino che abbia avuto anche cose sicuramente impellenti da fare essendo in ufficio da solo in quel momento, a maggior ragione nel giro ferie di adesso, quindi a maggior ragione secondo me diventava importante comunque anche da parte nostra avere magari in quell'occasione, quindi alla firma della convocazione del Consiglio Comunale, anche le cartelline, visto che appunto ci sono solo 2 minuti. Non è stato mandato ai consiglieri? No, è stato consegnato immediatamente appena disponibile, perché le cartelline non erano complete, quindi non posso consegnare cose che non... Ma io ho consegnato la relazione 15 giorni fa, quindi a questo punto non... Chiedo perché siccome c'è una storia della sicurezza, mi merito. Mi scuso, il problema mio da verificare. Quindi l'informatizzazione dei servizi, mi auguro veramente che venga portata avanti, abbiamo fatto riferimento anche la volta scorsa alle lacune comunque che ci sono croniche, perché queste sono da anni, non è che in colpa voi nello specifico, per quanto riguarda il sito internet, effettivamente le delibere di giunta adesso ci sono arrivate le prime, quelle del 23 giugno se non ricordo male la data, ma credo vi siate trovati successivamente, noi siamo fermi comunque ancora a quella data, quindi quanto prima insomma se fosse possibile inviarsi quantomeno i titoli di quello che è stato discusso, poi avremo anche la possibilità di venire a prenderci.
questo proprio per andare anche al punto successivo, che è quello della velocizzazione delle pratiche burocratiche, perché anche da parte nostra c'è il nostro piccolo contributo che possiamo fare come consiglieri di minoranza, è togliere il meno possibile del tempo ai dipendenti comunali, che in quella maniera lì potrebbero comunque concentrarsi su altro, può essere assolutamente condivisibile e condiviso comunque da tutti i consiglieri che sono qui seduti in minoranza. Un'altra cosa, ieri mi ha sostituito alla capogruppo Emanuele, però ho sentito che effettivamente più dei punti in discussione all'ordine del giorno di questa sera si è fatta una disamina sull'ospedale, che era una cosa comunque che non dico che non sia da fare, anzi sarebbe da averla fatta anche in precedenza, però effettivamente la capigruppo, visto che c'era la presenza all'interno della capigruppo di persone che non dovrebbero comunque essere presenti in una capigruppo, si potevano quantomeno scindere i due elementi, perché se una capigruppo si occupa della discussione dell'ordine del giorno, un qualcosa che riguarda invece l'ospedale si poteva se non altro creare un altro contesto dopo per parlarne, visto che tutti i capigruppo di ieri si sono trovati comunque delle persone che nello specifico non dovevano comunque essere presenti. Cioè, i testimoni, penso che i capigruppo siano abbastanza in buona fede per confermare quello che viene detto. D'accordo, neanche in passato. La commissione pari opportunità e consiglio comunale dei ragazzi è una cosa che, per quanto ci riguarda, come gruppo consigliare nostro, approviamo. Penso che sia una cosa che è assolutamente condivisibile. Quello che vorrei chiedere è effettivamente, magari faccio tutte le richieste prima e dopo si dà una risposta finale per tutto, quello che effettivamente dovrebbe produrre, perché non so se sia un consiglio comunale dei ragazzi dove tutti espongono quelle che da giovani potrebbero essere le problematiche del territorio per cercare successivamente di trovare delle proposte da portare in consiglio comunale, quello canonico come quello di questa sera, o se le finalità sono altre, e allo stesso tempo sono a favore della commissione pari opportunità, cercando di capire anche in quel caso, e ripeto condivido, quali sarebbero alla fine le zone comunque di interesse di questa commissione, come sarebbe composta e soprattutto quali sarebbero e come sarebbero portate avanti le idee contenute al suo interno, in modo tale da farla diventare possibilmente produttiva da subito e non farla diventare, come ci si diceva ancora l'anno scorso, quegli strumenti per accontentare le persone che magari non sono state messe in vista, che non hanno ottenuto un buon risultato. Per quanto riguarda invece il punto successivo, il regolamento dei contributi economici, in accordo con le associazioni che operano sul territorio come la Caritas, anche qui volevamo sapere un attimo come è stata studiata la cosa e come si intende portarla avanti, se ci sono stati comunque già dei contatti in merito con le associazioni che diventeranno comunque attori di questo tipo di discorso, e anche il punto successivo, quello di introduzione del fondo di solidarietà con risorse da ricevere da parte dei privati. Le tariffe, questo è un punto che volevo chiedere nello specifico all'assessore Brunelli, perché mi ricordo, esatto, no, niente, chiederò al sindaco in questo caso chi vorrà rispondermi. Effettivamente, ne abbiamo parlato anche la volta scorsa, le tariffe sono state incrementate in modo retroattivo, è stato detto che si sarebbero cercati comunque già nell'immediato dei correttivi già in corso d'opera nel cuore dell'estate, per vedere se si riusciva a fare già qualcosa nel prossimo autunno. Adesso sono passate due settimane, volevo sapere se effettivamente qualcosa di nuovo c'è sulle linee programmatiche, chiedo, visto che dopo non sapevo se si andava a settembre con il prossimo consiglio comunale. E ringrazio della fiducia che in 15 giorni risolviamo tutti. No, se c'erano stati dei passi avanti. Ci si chiedeva anche, ci chiedeva anche neanche meno di due settimane, certi tipi di risposte a volte, su problemi anche non tanto più semplici. Per quanto riguarda invece il punto successivo, che è una cosa assolutamente che state portando avanti quindi bene, che è quello della propaganda, effettivamente state propagandando bene quello che viene fatto dalle passeggiate in centro e tutto il resto. La propaganda, sono d'accordo anch'io, l'avevamo proposta anche in un incontro che avevamo fatto con la Coldiretti, quelli soliti canonici in campagna elettorale, sul discorso dei chilometri zero da portare avanti, e in questo caso penso che non ci sia solo da auspicare effettivamente che venga utilizzato questo tipo di prassi, ma credo che l'amministrazione comunale debba anche, per quanto le sue potenzialità, anche non dico da imporlo, ma quantomeno da sollecitarlo fortemente, non so quale termine comunque utilizzare in merito. Il recupero delle tradizioni e la valorizzazione della storia, niente da dire, anzi sulla sagra adesso ci stiamo comunque portando, quindi vedremo e speriamo anche noi nella buona riuscita dei cittadini della stessa. Allo stesso tempo, anche nella festa del riso collinose,
Anche qua si auspica una maggiore attenzione ai prodotti tipici, anche in questo caso mi auguro che, e qua parlo magari anche soprattutto con l'assessore Polo, che ci sia uno sforzo in questa direzione, perché effettivamente si vede ormai in tutti i paesi del Veronese, ma non solo, che propongono feste dove mettono prodotti tipici, qualunque cosa, anche se di tipico non c'è niente, o meglio, una cosa ritrovabile in qualunque parte d'Italia, da parte nostra qualcosa di tipico lo abbiamo, probabilmente anche molto di più che in altre realtà, quindi il fatto di sollecitarlo, di promuoverlo, è un qualcosa che deve essere portato avanti senza se e senza ma. La cosa invece, come mi piacerebbe sì invece che venisse sviscerata per il meglio, è il ruolo che dovrebbe avere questa costituzione di un'apposita società autonoma di gestione. Vorremmo capire, perché le ristrettezze economiche ce lo siamo raccontate, ci sono, e non è solo raccontarselo, effettivamente ci sono, vorremmo capire in questo caso ben dettagliatamente di cosa si parla, se si parla di qualcosa comunque che prenda a spunto, faccio per dire, le fiere di Isola della Scala, se è un qualcosa, al di là delle dimensioni ovviamente di due paesi, se è qualcosa di natura diversa, come sarebbe gestito, se avrebbe una contabilità comunque propria rispetto a quella comunale, il CDA eventuale come sarebbe composto, comunque anche i rapporti fra comune e questo tipo di istituzione. Il progetto culturale per la gestione del teatro, ne avevamo anche in questo caso parlato la volta scorsa, magari adesso è presto, ma forse anche no, per capire la prossima rassegna teatrale come dovrà o vorrà da parte vostra essere gestita, quindi mi chiedevo, dato anche che in tutte le premesse di queste linee programmatiche c'è comunque il recupero delle tradizioni e di tante altre cose, quali saranno magari i temi più importanti da portare avanti e se saranno portati avanti, se questa è comunque vostra intenzione con associazioni che hanno operato negli ultimi anni, se avete comunque altri tipi di idee in merito. Si passa poi ai lavori pubblici, dove ho visto un articolo anche domenica mattina per quanto riguarda la viabilità, il potenziamento di parcheggi, eccetera, eccetera. Si parlava comunque, anche qua viene presentato un qualcosa da portare avanti nel breve periodo rispetto ad altri interventi da fare nel lungo. Volevo sapere effettivamente come si pensava, proprio come metodo procedurale, di portare avanti la cosa, se è fattibile e soprattutto se ha e in che maniera la sostenibilità economica, perché effettivamente come cittadini di Nogara credo che sia stato pagato non poco per quella piazza, che per quanto riguarda me, per quanto riguarda Emanuele Montemezzi quando eravamo comunque in minoranza, non abbiamo mai condiviso perché non la ritenevamo un qualcosa comunque a beneficio a partire appunto dai parcheggi e non solo, quindi è chiaro che tante cose si potrebbero fare su quella piazza, però richiedono anche un investimento economico che voglio capire se nel breve Nogara sia in grado come di supportare e di sopportare. Rispettare i limiti di velocità, in questo caso avevo proposto la volta scorsa il punto su, che non è poi di competenza comunale ma provinciale, che riguarda Campalano e che riguarda, questo parlo invece di viabilità, la strada quella per Salizzola che rifinisce anche in questo programma. Su effettivamente quello che riguarda i limiti di velocità, mi auguro, anche qua hanno dei costi per i dissuasori che sembra una cosa semplice, mi ricordo l'anno scorso quante realtà, comunque quante persone delle diverse zone di Nogara venivano, mi ricordo nello specifico, tanti casi nella zona vicino al Bevilandia, perché effettivamente c'erano i bambini, tanto per dire, che uscivano a volte magari da quell'asilo e si ritrovavano le macchine che espressano una velocità scandalosa, considerato comunque che c'è un asilo in quelle zone, ma non è solo questo caso, i dissuasori effettivamente costano, non costano poco, e quindi pensavo anche di chiedere riservati individuato alcune zone che magari potessero essere prioritarie rispetto alle altre. Punto successivo, che è quello della salvaguardia del territorio, quindi la possibilità di dare alle aziende agricole locali la possibilità di gestire il verde pubblico, anche in questo caso se fosse possibile sapere, al di là che adesso c'è una parte in piedi, quali sono in prospettiva comunque le volontà di questa amministrazione in merito a un eventuale rinnovo del contratto con gli stessi attori che ci sono adesso oppure con altri tipi di iniziative in merito appunto a questo punto. Per quanto riguarda la progettazione della rotonda su Montalto, effettivamente lo ritenevamo anche noi un qualcosa da valutare assolutamente, perché il problema c'è allo stesso tempo anche su Casello. Tra i punti invece importanti, anche qui dove vorremmo sapere nello specifico quali sono le intenzioni, la circonvallazione, il nuovo polo sportivo e il potenziamento del sistema delle piste ciclabili. Sulle piste ciclabili avevamo fatto anche noi
contabili che lo permettano, e perciò qualunque tipo di congiunzione con gli altri paesi, che sia Salvitore, che sia Sorgau, comunque che sia Gallo Veronese o Sanguineto, deve essere portato avanti, e su questo non ci piove. Invece è importante capire sulla circonvallazione qual è il vostro, è qualcosa che se ne parla penso da 40 anni ormai a Nogaro, l'amministrazione ha dato probabilmente i propri punti di vista, alla fine ce li troviamo ancora qui a parlare. Quindi effettivamente sapere anche da parte vostra quali sono, e soprattutto anche in questo caso, con quale copertura economica, le intenzioni in questa direzione, ci daremo a saperlo, e anche il nuovo polo sportivo, se intendete comunque uno dove intendete ubicarlo, e dopo sotto forma di quale tipo di, o di convenzione, o comunque come arrivarci, se non altro. Il piano di messa in sicurezza del sistema idrico, anche qui ne avevamo parlato la volta scorsa, alcuni argomenti ritornano. Purtroppo, avevo detto, è un discorso di estrema attualità, nel giro di queste due settimane magari non sono bastate per fare tante cose, purtroppo è bastato ancora per avere un altro temporale di dimensioni abbastanza importanti. L'anno scorso ce lo ricordiamo magari in termini peggiori, le vie che vanno sotto le si conoscono, una non è che non da tanto distante, perché questa qua è effettivamente di via Mulino, dove in ogni contesto, in ogni occasione purtroppo vanno sotto, ma anche altre realtà di Nogaro, come saprete, anche con l'ultimo temporale non stanno avuto grosse difficoltà. Qua c'è da intervenire effettivamente, piena disponibilità in merito, e cercare di farlo comunque con qualunque tipo di attore, perché questo è un qualcosa che ogni temporale comunque può diventare un qualcosa di veramente molto grave per le famiglie che vengono interessate. Una cosa dove pensavamo invece di aver risposto un attimino più, date le polemiche, comunque le critiche che c'erano sempre mosse in quei mesi, quanto riguarda il PAT. Sul PAT, l'avevo detto anche due settimane fa, se da parte nostra avevamo comunque messo giù un progetto che magari non era stato capito, o comunque non capivate verso che direzione voleva andare, per quanto ci è riportato in questo programma, comunque in questo foglio che avete fatto questa sera, si capisce altrettanto poco. Soprattutto c'è un errore probabilmente di battitura che ci ha fatto un attimino sorridere, e i diretti interessati capiranno anche perché, perché c'è scritto approvazione del PAT, le cui previsioni di sviluppo vanno adottate alla necessità, e dopo si passa ai reali del paese. Noi avevamo detto effettivamente che il PAT deve essere a beneficio di tutta Nogaro, non a beneficio di poche realtà. Questo è qualcosa che riproponiamo anche questa sera, e vorremmo sapere, visto che è la terza volta in tre consigli comunali che lo chiediamo, l'intervento comunque più corposo, che è quello che andrebbe a insediarsi nella zona campo sportivo di Nogaro, cosa ne pensate su quel tipo di opera? Ok, qua non c'è riportato, quindi ci viene spontaneo chiederlo, e soprattutto penso che dopo tre volte, quello che penso io non so se sia quello che pensate voi, perché per non essere d'accordo su un piano può essere il non essere d'accordo il fatto di ridimensionarlo nelle io avevo votato contro a suo tempo il mio voto contrario, se non sbaglio avevamo votato contro solo io e Silvestrini, ma potrei anche sbagliarmi perché non ho le cartelline in mano, proprio per il fatto di non dare una approvazione. No, è inutile che adesso giri adesso. Noi siamo d'accordo. In questo caso, visto che sono le linee programmatiche tue, è inutile che cerchi anche questo. Tutti. Allora lo stracci. Dimmi che lo vuoi stracciare. No, me lo dici te. No. Sei tu sindaco. Mi sono d'accordo con te. No, sei tu sindaco. Ma te l'hai fatto con te sindaco, se mi ricordo che te sei il modo di fare. Esatto. La tua decisione. Sì. Vengo, perché te lo dici? No. Chiedo ancora per l'ennesima volta che sia sì. Poi te lo dico, ma questa è la dimostrazione. No, questa è la dimostrazione. Da parte nostra l'abbiamo detto anche con il diretto interessato, che non era, puoi anche chiederlo, forse ce l'hai già fatto, che non eravamo assolutamente d'accordo con il tipo di opera che voleva fare l'amministrazione Olivier. Perché gli abbiamo detto in più occasioni che per quanto si riguardava, per come vedevamo quell'opera, era creare un paese, una città all'interno di un paese. E non era un tipo di sviluppo che pensavamo utile per i comuni di Nogaro. Questa è una cosa che ho detto in minoranza, che ho detto da sindaco, e che lo dico ancora. Non siamo mai in torto, ma comunque. E che lo dico anche questa sera. Se no, se leggo le carte, visto che hai detto che le hai lette, anche, e possono dirti no, anche i tecnici che sono intervenuti, anche i diretti interessati comunque dell'area. Abbiamo sempre detto, lo sosterremo comunque.
comunque anche da qua ai prossimi 5 anni su qualunque tipo di opera, che quando, soprattutto in un periodo come questo, dove di soldi effettivamente non ne girano tanti, il rapporto fra i benefici che deve avere un'amministrazione comunale e quelli che deve avere il privato non devono essere, come in quel caso, e ce lo ricordiamo penso tutti abbastanza bene, estremamente spropositati e sproporzionati ai benefici del privato rispetto al pubblico. Questo è un qualcosa che ho sempre detto, comunque che ripeto anche questa sera. Ripeto, vorrei qualcosa invece di più specifico da parte vostra, visto che una volta se non hanno fatto determinate cose è colpa del commissario, una volta è colpa dell'uso della regione della casa di riposo, almeno questa sera, visto che ci sono le linee programmatiche che riguardano tutto il vostro mandato, vorremmo sapere effettivamente da bocca del sindaco o dell'assessore competente qual è la direzione verso la quale si può andare. Arrivando alla fine, il discorso delle case ATA, anche qua vorremmo sapere se ci... Comunque, se avete degli aggiornamenti in merito, perché anche questa purtroppo è un'altra delle solite cose che si trascinano, non so quante volte in quei 9 mesi sembrava ogni volta che partissero i lavori, prego il giorno dopo andare a dirci la ditta fallita, quello che aveva preso la parte è fallita, insomma c'è sempre stata una serie di fallimenti a catena che speriamo possa interrompersi e soprattutto possa ripartire, perché la necessità di case popolari è un qualcosa di sempre più pressante. Come dicevamo le volte scorse, a partire dalle giovani coppie fino a finire i nostri pensionati. Quindi una risposta in merito, anche l'altra penso che debba porsela e porcela soprattutto. L'ultimo punto, che è quello che riguarda invece l'ospedale, il Biospizio e l'Ulse, da quello che ricordo quando avevamo fatto il famoso incontro a Telearena, mi ricordo che era stato detto, se non sbaglio aveva fatto un intervento in precedenza a Moreschi, dove era stato, penso che ci sia anche il video supporto, era stato anche confermato da parte dell'attuale sindaco che c'era comunque una intenzione di impugnare il testamento, c'era un'intenzione anche, questo mi ricorda anche i consigli comunali, di muovere un'azione legale nei confronti dell'uso della regione di chitarrista. Per quanto mi ritrovo scritto qua, magari invece quello che avete fatto finora è qualcosa di totalmente diverso. Io vedo un aggiornamento tecnico esecutivo del piano deliberato nel 2008, che credo sia una cosa che avrebbe fatto qualunque amministrazione comunale che avesse vinto le elezioni, perché effettivamente era un piano che era superato dai fatti, la chiusura del proprio soccorso per quanto riguarda Nogari in primis, ma se ne potrebbero comunque aggiungere anche degli altri, soprattutto per quanto riguarda, quindi di impugnare il testamento non ne vedo, di intraprendere azioni legali non ne vedo, ne vedo invece il fatto anche della partecipazione di soggetti privati al fine di utilizzare la struttura ex Stellini, mi chiedo e vi chiedo se ci sono state dite comunque che si sono proposte, possibilmente con quali intenzioni, se è già stato, e se la cosa è già stata comunque comunicata a luce in modo tale da trovare anche una convergenza con tutti gli attori interessati. Il pronto soccorso ancora non si vede, il comitato non so più e non sappiamo più effettivamente che fine abbia fatto, anche se alcuni componenti fanno parte ancora dell'attuale maggioranza. E soprattutto sollecito una cosa, mi fa piacere da un lato, non era magari il contesto dato, soprattutto con ieri mattina il fatto di parlare di quei punti che ho sentito sono stati discussi, però effettivamente siccome dubito che non ci sia stato da parte dell'amministrazione comunale attuale alcun tipo di incontro né con la dottoressa Carraro per quanto riguarda l'ULS né per quanto riguarda la regione Veneto con l'assessore Coletto, mi ricordo quante volte si alzavano scudi contro la nostra amministrazione dicendo che doveva esserci coinvolgimento perché l'ospedale non era di una parte e non era dell'altra. Ricordo anche questa sera che i quattro comunque seduti da questa parte rappresentano sempre i famosi tre quarti di Nogara, quindi anche fosse stato il primo contatto nei confronti sia dell'ULS che di Coletto da parte di chi rivendicava questo diritto in qualità di consiglieri comunali di minoranza, a livello proprio formale credo sarebbe stato altrettanto formalmente corretto allargare l'invito anche noi, visto che vi siete comunque premuniti di fare un comitato per coinvolgere tutta la popolazione e dopo non avete neanche coinvolti i consiglieri comunali che qua si troverebbero anche a rappresentare il centro. Sono altre domande? Risposta, sì. Allora, è una linea programmatica che è, come diceva, molto corposa e in alcuni punti anche particolarizzata. Perché non ho detto niente. No, mi hanno detto con quello che ho parlato. Non è detto che c'è tanto.
infatti, riprendo quello che ho detto prima, andate anche nello specifico e quindi chiederò alcune semplici delucidazioni. Per quanto riguarda il discorso dell'incontro con il capigruppo, anch'io sottolineo quello che ha detto Simone, che dovrebbe essere, diciamo così, delucidato, dove si dovrebbe parlare di quelli che sono i punti e gli ordini del giorno. Invece in questo incontro che è stato fatto è stato praticamente parlato del discorso dell'ospedale, e vorrei che questa cosa, che è molto importante, il concetto dell'ospedale, fosse gestita completamente a parte rispetto a quelle che sono le comunità. Ecco, io qui mi sono segnato alcuni punti e vi chiedo l'alienazione di beni di uso non strategico per il comune. Cosa... Io l'ascolto con molta attenzione. Ah, ancora per lei. No, nel senso che lei in questo momento è in funzione di consigliere comunale, se lo vediamo nella spista ecco, il discorso dell'alienazione... Allora, l'alienazione di beni di uso non strategico per il comune, io aggiungerei anche salvaguardando quelle che sono le realtà associative locali. Non mi capisco. Ci sono alcune associazioni che utilizzano beni, mobili di proprietà del comune. Continua a non capire. Te lo faccio spiegare un po'. No, hai fatto una proposta salvaguardando la situazione, che cosa vuol dire? Sì, questa è una proposta che ti dico. Sì, ma non mi hai capito. Allora, l'alienazione di beni di uso non strategico, cosa significa? Vuol dire che sei cosa? Di uso non strategico. Vuol dire che non incido sul funzionamento del comune. Bene, allora io ti sto dicendo che su alcuni immobili di proprietà del comune ci sono delle associazioni. Che faremo un incontro con quelle associazioni lì, non so, una cosa che c'è da guardarti. Cioè io ho messo una virgola, ho detto salvaguardando le associazioni della realtà locale. No, verranno salvaguardate. Ma potrei la passare di tutti, sì, insieme. Poi. Ma se non ti vedo la possibilità di capirlo, poi. Ma adesso devo capire? No. Non provo. No. Se metti che devo salvaguardare i radiomattori, ti salvaguardo, che va bene così. Ciao, ti capire? Sì, allora se è la difesa dell'orticello va bene, non è un problema. Bene. No, non è la difesa dell'orticello. Va avanti. Istituzione, poi si parla di istituzione della commissione di pari opportunità del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi sì, lo vedo positivo. Il discorso invece della commissione delle pari opportunità, non so che scopi possa avere. Così decidiamo se fargli stare rosa. No, capito. Però vedete i volantini, serve una cosa. Vedete che sono testato. Bene, posso procedere se ne va. Vabbè, ripristino. No, adesso mi ha dato del confusione mentale. Allora, vabbè, poi c'è il ripristino delle di norme di reciproco rispetto civile. Regolamento dei contributi economici in accordo con le associazioni che operano sul territorio di Novara, penso che dobbiate fare insomma una serie di incontri con queste associazioni per prevedere eventualmente questo tipo di contributi. Poi tariffe e servizi. Qui viene delucidato un aspetto dove si dice che sono state incrementate retroattivamente molte tariffe e in corso una revisione del provvedimento per settori sensibili. Quindi diciamo che su questo concetto avete un po' ripreso quello che ho detto io nella consiglio comunale precedente, cioè che le tariffe praticamente